tutti, addirittura due Get Ready With Me di fila, quindi sono molto contenta. Allora, faccio un trucco, praticamente quello che ho fatto ieri, che non è nulla di che. In realtà in questo video vi voglio parlare di un prodotto nuovo che ho scoperto l'altro giorno per caso. Vi metto sempre tutto nell'info box comunque. Sugli occhi, ripeto, farò veramente una cosa basica con eyeliner. Il focus sarà sul rossetto. Vi racconto solo com'è andata. Vabbè, su Instagram chi c'era l'aveva già visto. Fondamentalmente sono andata a fare la spesa all'Esselunga e ho visto questo rossetto. Vi faccio vedere quello che ho preso per primo. Questo nell'espositore di Maybelline. Maybelline, che tra l'altro non è che si trovi più così facilmente, perché molti negozi l'hanno proprio tolta. Ne ho preso uno tanto per e sono rimasta sbalordita dalla resa, dal colore, dalla resa, insomma dalla texture, un po' da tutto il prodotto. Per cui poi ne ho comprati altri due, sempre all'Esselunga, e due li ho ordinati su Lookfantastic perché costavano anche meno. Se vi state chiedendo allora perché ne comprate altri due all'Esselunga, perché morivo dalla voglia di provare gli altri colori. Quindi è semplicemente perché mi prudevano le mani, ecco, però cioè, anche perché la differenza era sostanziale di prezzo. Comunque, io vi lascio il link sotto, sospettando gli altri due colori. Non so se magari poi faccio boh, qualcosa in cui vi faccio vedere tutti i colori indossati. Non so quando mi arriverà quello, quindi sicuramente nei giorni a seguire, nei prossimi video, magari me li vedrete. Anche perché in realtà i colori che mi devono arrivare, io credo che siano anche gli unici che siano proprio in palette, cioè che siano più azzeccati. Come vi dicevo, sugli occhi non farò niente di che, userò praticamente questi ombretti mono, due, tre dei quali non li trovate in commercio, o perlomeno questo di Laila non lo so, potrebbe essere, è il numero 13, ma lo sto usando per finirlo, come vedete, cioè non ci faccio niente di che, ci uniformo solo leggermente qua così. Dopodiché, sotto l'arcata metto questo di MAC che non c'è più in vendita, è un semplicissimo panna. Faccio anche queste prove per domani e penso di truccarmi così. Domani vado a Cinisello Balsamo a Milano per la Business Academy. Non so ancora cosa vestirmi, infatti di pomeriggio provo ad andare a fare shopping. L'unico ombretto che trovate è che io sto seriamente pensando di ricomprare, perché come vedete l'ho finito, è Force di L'Oreal, perché è il mio ombretto perfetto, cioè il colore perfetto. Semplicemente vedete cosa faccio? Questa cosa qua. Mi ombreggia leggermente, quel tanto che basta alla mia carnagione per dare una dimensione, niente di più. Niente, io continuo a utilizzarlo, ma veramente penso di ricomprarlo. Forse per l'estate potrebbe risultare troppo chiaro, però io lo adoro per come si sfuma, cioè alla fine vado sempre su di lui. Gli altri li devo, come dire, dosare diversamente e quindi lui è la mia certezza. Volevo dire una cosa, siccome nell'ultimo video, nonostante io abbia messo tutti i link sotto come al solito, mi è stato chiesto in privato su Instagram che mascara avevi, eccetera, sono sempre qua sotto, solo che YouTube ha fatto sta cosa che secondo me ha spiazzato in molti. Quando cliccate apre la descrizione, ve la apre a destra, non ve la apre sotto, quindi so, lo so, alcune volte bisogna un attimo destreggiarsi in queste cose. Poi metto questo che è di Catrice, ma non è più in vendita. Me lo sono ritrovato fra scorte e scorte di ombretti vecchi ed è bellissimo perché è super intenso. Però vi dico la verità, non ha la texture degli ombretti più recenti, cioè si capisce che è vecchio. Non mi dispiace, ma oggettivamente, guardandolo da vicino, si vede che non è proprio liscio, liscio, liscio. Comunque, ieri sera ho fatto i biglietti aerei per Bari perché costavano pochissimo, il 22-23 maggio, perché il 22 maggio c'è la BA a Bari. Visto che ho trovato il volo così a poco, l'ho preso. Sperando che non cambi niente nel frattempo, insomma, male che vada, perdo, al massimo perdo 30 euro. Guardate, se io provo a sfumarlo, sparisce. Cioè, provato a fare così, sparisce. Sì, si vede che proprio non è una texture, diciamo, nuova.
Quindi sarò a Bari domenica 22 maggio, vabbè, quella giornata lì non la contate neanche perché sarò tutta la giornata in BA, sarò libera la sera, però non so magari se si fa qualcosa. E il lunedì mattina conto di mangiare tutte le cose tipiche baresi, perché poi ho l'aereo abbastanza comodo, comunque alle 4 e un quarto mi sembra. Poi devo capire un attimo gli spostamenti lì come sono organizzati, però insomma qualche ora la mattina ce l'ho. Vedremo cosa riesco a fare e vedere anche se in poche ore. Però sono contentissima perché è una vita che voglio andare a Bari. Poi magari, cioè, sarebbe da tornarci con più calma, eccetera. Però tanto meglio di niente. Perfetto. Allora, do soltanto una minuscola intensificata all'angolo esterno. Prendo un marroncino. Questo è di Smashbox, vecchissimo anche lui. Non so neanche se sia ancora in vendita. Poi non so se domani faccio l'eyeliner oppure faccio il mio solito trucchetto degli post-it, eccetera. Comunque, adesso metto l'eyeliner, metto questo di NARS. E a proposito di eyeliner, da Sephora ho visto che è uscito un nuovo eyeliner di Benefit che ha la stessa punta di questo di NARS, quindi ha lo stesso concetto, però la punta è più piccola. Quindi è sempre schiacciata, però è più piccola. Stavo pensando di prenderlo perché mi ispira, cioè comunque il concetto è lo stesso, c'è solo da vedere se sia così nero, però di solito, insomma, di Benefit mi fido abbastanza. Io questo lo amo e sicuro che lo ricompro, a meno che non mi stupisca quello di Benefit. Però intanto vi dico, se vi serve un eyeliner, questo lo dovete provare. Allora, questo è il mio occhio critico, adesso provo a rifare la stessa cosa dall'altra parte. Se fossi sicura che domani mattina la linea mi viene così, la farei sicuramente. Io questo eyeliner lo amo, lo amo. Non sono uguali per niente, eh. Cioè, allora, non mi avventuro oltre perché non sono uguali, ma non sono sorelle, due righe sorelle, non gemelle. Va bene, e poi piego le ciglia. Come mascara vado a mettere questo di Sephora, che lo L'Outrageous Curl, ce la posso fare, che è molto nero, allunga parecchio e si vede con la riga d'eyeliner. Molto bello questo. È più definitivo, no, fa più definizione, ecco, rispetto a quello di MAC. Però con questo tipo di trucco mi piace l'effetto. Adesso ve lo faccio vedere ultimato. Questa è una passata. Non so se ci sia la mini taglia di questo, non mi ricordo sinceramente. Però mi piaceva all'epoca, mi piace tanto ancora adesso. Questo da struccare è bello strong, nel senso, viene via, ma si scioglie e vi fate due occhi neri così. Cioè, non lo so, è come se depositasse un botto di prodotto, però, cioè, con l'eyeliner, guardate come si vede. Ma ci provo a fare una seconda, anche se non ce ne sarebbe tanto bisogno. Ecco, allora, questo mascara, se siete a rischio lacrimazione, umidità, eccetera, forse lo eviterei, però è bellissimo. Allora, io di solito cerco di riempire un po' gli spazi fra le ciglia sotto. Uso questa matita che l'avevo trovata in una box di Diego Dalla Palma. Sinceramente non è male. Per questo scopo qua la uso sempre volentieri perché rimane abbastanza, è comoda perché appunto ha la punta automatica. E qua. Allora, sotto non credo di truccarlo, perlomeno non al momento, quindi vado a fare la base. Allora, la base la voglio presente. Voglio un bel rossetto. Intanto metto la Fast Response Eye Cream nel contorno occhi. È da un po' che non lo uso, quindi metto questo di Bare Minerals, il Bare Pro, che mi piace molto. Non so se è corretto usare, però quasi quasi, che non mi ricordo se l'ho mai provato. Metto prima anche il primer di questo di Burberry, che credo sia quasi finito. Non mi ricordo se l'ho mai provato con questo primer. Solitamente da solo mi piaceva. Quindi io uso il colore Worn Natural 12. È un filo troppo giallino per me, ci vorrebbe un po' più neutro, però lo faccio andare bene. Come correttore oggi voglio cambiare, ma domani mi metto il mio fidatissimo Naked, Stay Naked. Oggi metto questo di Hourglass. Non mi dispiace lui, però è sempre borderline, eh.
Lo fisso con la cipria di Huda Beauty. Poi per il viso ormai finisco anche questa di Hourglass. Come blush prendo da questa palette bellissima, bellissima, non ho altro da dire, da By Terry, vabbè, mescolo in realtà, faccio un mix dei tre. Stupenda questa palette, eh? Cioè penso che possa andare bene a chiunque perché mischiate i colori e il finish è meraviglioso. Illuminante noiosissima, uso sempre Amnesia di Nabla. Fisso il resto del viso, sempre con la cipria di By Terry. Do una ripassata alle sopracciglia perché un po' si sono cancellate con il fondotinta, anche se poi ho la frangetta, ammesso che io riesca a recuperarla, perché per tirarla so dietro. Allora, io qualcosa di colorato sotto lo farei, non so cosa. Mi sa che uso questa matita di Shein, si chiama, dalla linea Shiglam. Questa si chiama Zenith, è una multichrome bla bla bla. Ma ci sporco solo le ciglia qui. Non so se lì si veda il duochrome, boh, però vabbè, è giusto una. Metto anche un pizzico di questo stick di Burberry qua, nella parte iniziale. Ok, possiamo passare al rossetto. Allora, tolgo un po' il. Qua il lucidalabbra, cioè sì, avevo il balsamo di Laneige. Oggi provo questo che si chiama Lippi. Ieri ho usato questo che è Red Hot. Se vi metto, vi inserisco qui qualche clip, video, foto, boh, dovrei avercela perché ho fatto le scattate ieri. E metto Lippi. Vi faccio vedere, l'applicatore è spettacolare, ve lo dico. Vi faccio vedere magari l'applicazione velocizzata, ma comunque ci metto molto poco. Ah, mi sono dimenticata, vanno shakerati, anche se mi sembra che funzioni bene uguale. Allora, questa è l'applicazione. Io adoro. Non è un colore marmocromatico per me perché è un po' caldo, però è abbastanza scuro da fare un buon contrasto, quindi diciamo che me lo faccio andare bene, va benissimo. Sono macchiata il dente, vabbè, colpa mia. Niente, adesso mi sistemo un po' i capelli, ci vediamo di là che ve lo faccio vedere con un'altra luce. Questa è la luce artificiale, ve lo faccio vedere con la luce naturale. E poi lo testo durante la giornata. Andrò in centro a fare shopping, quindi metterò anche la mascherina. Mi vale a me anche come test per capire se domani possa reggere una giornata con la mascherina, visto che comunque starò 6 ore al chiuso con la mascherina. Quindi a dopo. Questo è il colore alla luce naturale. Allora, io lo scurisco tanto, ma questo l'ho anche scoperto da quando ho fatto l'analisi. Sono un inverno profondo di tipo chiaro, quindi diciamo che ho anche le labbra molto chiare e il rossetto sembra più scuro di quel che è. Mi piace tantissimo, mi piace la resa, il finish che ha sulle labbra. Adesso vediamo, l'ho appena messo, quindi insomma, adesso vediamo come si comporta durante il giorno. Se andrò in giro a fare shopping, metterò e toglierò la mascherina. Sono indecisa su quale mascherina mettere, se mettere la chirurgica che è più a rischio sfregamento o l'FFP2 che io uso quelle modello coreano che rimangono un po' più distanti. Vi lascio il link sotto tra l'altro perché sì, ve l'avevo fatto vedere qua, mi sembra di sì. Comunque quelle rimangono un po' più distanti. Certo il test sarebbe forse migliore con la chirurgica, però non lo so, adesso vediamo, ci devo pensare. Comunque intanto insomma vi volevo far vedere questo. Vi faccio vedere gli swatches qua sulla mano con questa luce, così li vedete anche diversamente. Poi quando mi arriveranno gli altri colori ve li farò vedere sicuramente, però vi dico che a me già questo prodotto mi sta piacendo tantissimo. Sono indecisa domani se usare l'altro colore che non ho ancora, cioè l'ho provato ma non l'ho portato per tante ore, e che è un po' spentino, quindi insomma un po'. Allora, questo è Lippi, quello che ho sulle labbra, vedete che sembra più chiaro qua.
Questo è Red Hot e questo è Witty, come lo pronunciano le anglofone. Anche questo qua sembra chiaro, ma sulle mie labbra è molto più scuro. È un po' desaturato, non sarebbe proprio un colore perfetto, ma chi se ne frega. Comunque, vedete, se li tolgo subito, sono anche, cioè, si tolgono, vanno via, anche se adesso devo andare a pulire la mano. Sulle labbra invece è così. Vi faccio vedere anche la resa, così vedete, rimane comunque lucido. Qui si è stampato giusto la parte più interna, però la parte più esterna stampa poco e niente, comunque rimane abbastanza. Ieri l'ho tenuta tutto il giorno e si è comportata benissimo con la rossa. Infatti è probabile che domani metta quella rossa, adesso vediamo. E niente, questo è quanto. Vi faccio una clip eventualmente di aggiornamento, ma intanto così monto il video, così almeno vi faccio vedere com'è arrivata fino a sera. A dopo.